Secondo tempo della partita Sporting Gosmizia foro per foro, Coppa Venezia Giulia, vediamo le squadre sistemate in campo e l'arbitro Basilice che fischia l'inizio, subito il foro per foro in avanti, pallone a Richter che dà verso Cecot, ancora Richter per Blocker che non interviene, fa suo però Sossi il pallone e lo dà verso Grassi, Grassi ancora su Sossi, interviene Richter che prova il tiro deviato in calcio d'angolo. Veramente molto interessante questo giocatore avanti della squadra fuori per fuori. Diciamo del 93, batte il calcio d'angolo, prova la direzione e mette il pallone fuori dall'area di rigore, direttamente in out. Piloslavo verso Richter ancora, che di testa può lunga verso Cercot, il tiro, ma la palla altissima sopra la traversa, si spegne in calcio di rinvio. Batte Scabal verso Simonut, Simonut avanza, palla al piede, lancia degli innocenti, degli innocenti mette giù, si gira, calcia, ma viene deviato il pallone a Richter, ancora verso Cercot, tra due avversari, l'arbitro non fischia nulla. E Cercot prosegue la sua azione andando a disturbare ancora il difensore Simonut, ancora serie di rimpalli, onorato, ma Cercot gira per Richter, Sossi interviene, fraseggio di centrocampo un po' confusionario e poi palla in alleggerimento difensivo con il portiere che gira verso Biloslavo, Biloslavo verso Blocker, Blocker prosegue la sua azione, da verso Cecot, lo ostacola in fallo laterale il numero 6, Dose, nuovo entrato nella formazione dello Sporting Gosmizia. Blocca, lancia con le mani verso Cecot, di testa, tocca solamente, ma di quel tanto che basta per mettere il pallone in rete. 3-2 a favore del foro per foro. Usa la stazza e l'altezza il numero 0, Cecot, che in questo momento porta la maglia numero 5, ma in realtà è il numero 0. Si riparte, Sporting Gosmizia con Dose, Dose che dà verso Grassi, Grassi controlla la situazione, lancia verso degli innocenti, fa buona guardia alla difesa e poi pallone in profondità verso nessuno. Allora Simonut batte il fallo laterale, da verso il portiere Scaba, Scaba ancora verso Grassi, Grassi verso Sossi, Sossi viene rimpallato in fallo laterale, ancora Grassi verso degli innocenti che non fa su il pallone e lo stesso si spegne in fondo al campo. German per Cosoli, Cosoli per Richter, Richter per Blocker, Blocker non interviene, lo Sporting recupera il pallone, Simonut lancio per Sossi che non riesce a stoppare, poi Diana mette verso Cecot, però troppo lungo, ed è Grassi allora a battere l'out verso Sossi, Sossi mette giù, ancora verso Grassi, Grassi cambia gioco verso Onorati, ma il pallone sfugge, arriva tra le braccia del portiere in maglia verde, ancora verso Diana, Diana dà per Biloslavo, Biloslavo sale, porta avanti palla, da verso Cecot, Simonut ostacola e mette fuori in fallo laterale, ancora Biloslavo, Grassi sventa il pericolo, poi ancora Biloslavo sulla fascia, da verso il suo portiere, forse anzi decisamente un po' troppo in alto e quindi pallone in calcio d'angolo. Sossi al calcio d'angolo, al centro, tiro e pallone che carambola sui piedi del numero 3 Cosoli e finisce fortuitamente in porta per il più classico degli autogol. Fotocopia del gol subito dallo Sporting Gosmizia proprio nel primo tempo. Quindi 3-3 in questo momento il risultato in campo. Ancora la squadra del foro per foro che avanza, Biloslavo
batte l'out, fa Chocot che lo mette giù, poi viene ostacolato, però continua la sua azione cercando di recuperare il pallone, ma c'è un fallo ai danni di Biloslavo che era partito bene verso il centro del campo e Blocker va a battere la punizione. Per Richter, Richter va verso Blocker, Blocker ancora a Diana, Diana avanza verso Ruzier, Ruzier verso il centro, non c'è nessuno, 5 minuti fa buona guardia da Sossi che prolunga per Grassi, Grassi per Dose, Dose ancora per Grassi, Grassi al centro per Onorati, Onorati dà in profondità ma una deviazione non gli permette il buon fine del passaggio, Cercot si batte come un leone, poi blocca di testa e Simonut al portiere in atteggiamento molto tranquillo, senza grossi problemi. Il portiere restituisce il pallone a Simonut, che l'ha dato a parte per Grassi, Grassi per Sossi, Sossi che poi viene staccato e blocca, rinizia l'azione per il forward fora. Da verso Biloslavo sulla fascia che tiene il pallone in campo, ostacolato da degli innocenti, che poi lancia anche lui verso nessuno, pallone che si spegne in fondo al campo senza che nessuno riesca a conquistarlo. Degli innocenti scivola, però riesce lo stesso a calciare malissimo però e mandando il pallone in fallo laterale. Biloslavo per Blocker, di ruba palla a Sossi che dà verso il proprio portiere Scarbaro, che poi da Simonut, Grassi, Grassi verso degli innocenti che non mantiene in campo il pallone ed è un fallo laterale a favore del fora per fora. Ruzier alla battuta verso Cercot che scivola, che poi lancia però bene Richter, però non riesce a calciare Richter. E il pallone ancora la difesa in maglia blu. Simonut avanza e fa forse commette anche fallo ai danni di Biloslavo, se infatti l'arbitro fischia, ed è punizione a favore del fora per fora. Biloslavo all'indietro per il portiere German, che dà a Diana, ancora il portiere German. Dall'altra parte per Biloslavo, fanno girare bene la palla i ragazzi in maglia bianco-blu e poi un fallo forse di Sossi, l'arbitro non rileva niente, out, c'è Cot che purtroppo ti parla bene col ginocchio, poi lo dà verso Richter, Richter si gira, tiro debolissimo e portiere che fa sua la sfera. Ancora in profondità verso Onorati, vediamo se è esatto il pallone per lo Sporting Cosmizza. Simonut a battere il fallo laterale. Dall'altra parte completamente per Grassi che arriva gran strafilata ma molto molto lontana dalla porta, difesa dal portiere in maglia verde. Altro cambio nelle file del fora per fora, rientra a pittacco ed esce Blocker. Il lancio di German verso Ruzier, di testa, verso Richter, che non riesce a intervenire, non riesce a intervenire neppure Ruzier, ostacolato, però Richter riconquista il pallone, pittacco, capitano della formazione del fora per fora, che poi tocca piano, ma il pallone di carambola addosso e lo Sporting beneficia di questo fallo laterale. Verso degli innocenti, che a grandi falcate si fa spazio in al limite dell'area, poi arriva Onorati che dà a Sossi, dà ancora Onorati che spara sul palo e degli innocenti arriva di gran carriera e con un colpo secco di collo riesce a mettere in fondo al sacco questo gran bel gol dopo il palo colpito da Onorati. Slavo nel frattempo per il fuori per fuori che deve avanzare un po' di più,
Miroslavo sull'out. Cercava Miroslavo con questo fallo laterale. Miroslavo che cerca Cecot, poi Sossi da verso Simonut indietro in leggerimento al proprio portiere. Grassi sulla fascia destra, cambia gioco completamente per Simonut, sull'altra fascia, il tiro, il pallone però va a sbattere contro i piedi di Pittacco e si infrange poi in fallo laterale. Ancora Simonut. Per Onorati, ancora Simonut, bella l'intenzione, però troppo alto il tiro. Siamo ancora fermi sul risultato di 4-3 per la formazione del Fora per Fora. Vediamo Cosoli che forse fa un po' di confusione, fa passare il pallone per tutta la sua area di rigore e poi il portiere comunque Zerma anche lancia lungo direttamente dalle mani del portiere opposto, quindi del suo diretto avversario, che poi di piede lancia anche lì molto lontano, sempre nella zona del portiere avversario, e quindi calcio di rinvio. German per Richter, che prolunga per Cecot, ma Cecot non riesce ad intervenire, quindi palla in fallo di fondo campo. Ancora Skabal da verso Simonut, Simonut gli restituisce il pallone, ancora a girare dalla parte opposta verso Grassi. Grassi prolunga per De Innocenti, De Innocenti cercava Onorati che però viene ostacolato e anticipato. Cecot però è bravo, è bravissimo anzi in questo dribbling che lo porta sul limite dell'incrocio dell'area alla destra del portiere dello Sporting Rosminza e poi di piatto in sacca in maniera inesorabile per il 5-3. Tanto la partita con Simonut, Onorati, Ruzier che quasi quasi ci mette la mano, invece all'ultimo momento non tocca il pallone però comunque che va a finire in calcio d'angolo. Lo Sporting deve accelerare i tempi se vuole accorciare le distanze, trovandosi in difetto ora di due reti. Bonato nel frattempo è rientrato e ha cercato l'azione solitaria. Skabal per Onorati. C'è un fallo ai danni di Bonato da parte di Onorati, che però nel frattempo di punta riesce giusto giusto a calciare un po' troppo lateralmente, ma c'è il portiere German che si era disteso nel frattempo in tuffo. Miroslavo contro Sossi. Sossi mette il pallone in fallo laterale, lo stesso Miroslavo si incarica della battuta, lo fa lungo verso Richter che però non riesce ad intervenire grazie anche all'intervento di Simonut che calcia lontano di Anna sul fallo laterale, da verso Richter, sempre Simonut a ostacolare questa azione della squadra del Fora per Fora. E ora batte Richter il fallo laterale, lo dava su Diana che ha delle difficoltà a girarsi, va fino sul l'angolino del calcio d'angolo per mettere poi in centro un buon cross che non viene sfruttato dai suoi compagni di squadra. Nel frattempo il lancio del portiere viene colpito di testa dal capitano Pittacco che evita complicazioni e mette in out, batte Simonut per Sossi, ancora Simonut, lancio verso Grassi, intervento di
di Anna e poi sul lancio di Anna il tiro di testa di Innocenti che impegna non poco il portiere German. Dall'altra parte invece poi nessuna complicazione per il portiere Scabala che lancia con le mani, pitacco di testa, esce un prolungamento verso il portiere e quindi tutto in ordine per il foro fora che può riniziare l'azione lanciando con le mani oltre il centrocampo. Ruzier, pitacco, Bonato, Richter, Bonato, gran tiro ma altissimo al di sopra della traversa e molto lontano dal palio. Simonotto, Sassi, degli Innocenti, Simonotto ancora, avanza, corsa, ma niente di fatto, arriva degli Innocenti, il tiro, si trova Sassi lì davanti, si gira, e calcio in porta, rete sotto le gambe del portiere German, accorciano ancora le distanze i ragazzi dello Sporting Rosmizza, siamo, scusate, un gol di differenza, manca poco alla fine di questa partita, molto bella e molto viva, con Ruzier che poi dà a blocca per Bonato ancora blocca in questo triangolo, poi con Pitacco ancora blocca, dribbla l'avversario, dà ancora verso Bonato mette giù, controlla Richter dov'è, non gli passa il pallone, lo dà verso Ruzier avanza, palla al piede e dà verso blocca che cerca il tiro ma trova una conclusione del tutto affrettata e poco incisiva, quindi lo Sporting può riniziare la sua azione con questo fallo laterale battuto da Grassi verso Sossi verso Onorati che mette giù da degli innocenti verso Grassi però che colpisce male, il pallone che va a finire in fallo laterale da parte opposta dove Richter è pronto a battere il fallo laterale al centro per Bonato che non riesce nell'intervento e avvantaggia l'azione dello Sporting. Grassi, da verso Sossi, poi intervento della difesa del forward fora, Richter scambia sulla fascia sinistra e poi non concludono niente di avanti in maglia giallo-blu. Scabal, troppo lungo, direttamente fra le mani del suo avversario portiere, German, che poi triangola con Blocker. Ancora German, sempre con lo stesso Blocker sulla fascia destra. Stavolta blocca, lancia sulla fascia, ma degli Innocenti tocca e mette in fallo laterale. Rientra nel frattempo Patassini ed esce degli Innocenti. Si ricompone la formazione iniziale. Richter mette giù, Sossi alleggerisce sul portiere, sul proprio portiere, che dà poi verso Grassi. Grassi per Onorati verso Patassini cerca di girarsi e poi Grassi mette in fallo laterale. Ruzier cerca qualcuno dei suoi compagni, trova Richter che di testa mette verso il centro, una deviazione mette in fallo laterale a favore proprio del foro, blocca al centro di testa per Bonato che salta, forse toccato ma nulla di che e quindi pallone in fallo di fondo campo. Ancora il portiere che batte lungo, salta Diana, poi Sossi a centrocampo mette giù, dà verso Patassini che fa un dribbling, poi dà a Onorati che cerca di dribblare un suo avversario, non ce la fa, ancora Sossi che dribbla bene il suo diretto avversario, poi buon tentativo di tutti i palloni in rete, il pareggio Onorati da pochi metri fuori dall'area dopo una serie di impalli di parata del portiere German, mette un destro a fil di palo e porta in parità questa partita che fino all'ultimo
sembra veramente viva. Tanto nel frattempo c'è un'altra sostituzione, rientra il numero 0 Ceccotto. Momentaneamente col 23 e si riparte senza un attimo di attesa questa gara, tutto molto veloce, tutto molto vivo, due squadre molto giovani che giocano un buon calcio fatto di buoni dribbling e conclusioni. Patassini di testa non riesce a indirizzare verso il portiere German, che si appresta a battere il calcio di rinvio in velocità per cercare di portare in vantaggio la sua squadra. Ancora Patassini, poi mette giù contro blocca, Luzia lascia uscire il pallone e va direttamente a battere lui, il fallo laterale. Lunghissimo, Simonut calcia via per evitare complicazioni nel rapporto difensivo. Ancora Luzia con le mani, ha una rimessa molto lunga, la dà verso Blocca che poi cerca uno strano tentativo di tiro che gli palla sul difensore e poi la palla finisce dall'altra parte del campo. German per Luzier, porta avanti il palo, ostacolato da Onorati, tiene il pallone, dà verso Pitacco, Pitacco verso Blocca, Blocca a Bonato, Bonato ancora verso Blocca, interviene Patassini, poi Sossi ancora verso Patassini sulla fascia, tiene in campo il pallone e poi il capitano Pitacco del forward fora lo mette in fallo laterale. Arriva Simonut per battere come di consueto questo fallo laterale. Siamo in molti in area, specialmente Onorati, che però non riesce a saltare a tempo e coordinarsi bene, quindi salta ma colpisce male di testa e il pallone finisce alle spalle del portiere con la maglia verde, ma fuori dalla porta da lui difesa. Pitacco, Pitacco per Blocca, Blocca avanza per ancora Pitacco, Pitacco restituisce palla a Blocca, Blocca da verso Bonato, Bonato si gira con il sinistro dalla Blocca, ancora si era nel frattempo centrato il tiro alto verso la traversa, ci mette la manona il portiere Scabar e lo mette in calcio d'angolo. Pitacco, ancora il tiro per Ceccot, il calcio d'angolo per Ceccot alto, ma questa volta la mira dell'altissimo attaccante in maglia bianco, giallo-blu è fuori. Ancora un lancio del portiere che non ha nessun tipo di velleità. Cerca di giocare un po' di più la palla il foro per foro, decisamente. Però i ragazzi dello Sporting fanno una buona guardia. Patassini verso Sossi. Serie di rimpalli, poi Ruzier. E c'è un fallo ai danni di Grassi da parte di Ruzier che chiede prontamente scusa. Siamo sempre in stato di parità. Mancano ormai pochi istanti alla fine della partita. C'è Grassi sulla palla per battere questa punizione che potrebbe impensierire il portiere German che sistema adeguatamente la barriera. Ed ecco Grassi il tiro di esterno, fuori di non molto. Ancora German alla ripresa del gioco, batte questo calcio di rinvio da Blocca che porta avanti verso Pitacco, Pitacco ancora verso Blocca, ma interviene Patassini che dà verso Grassi, Grassi ancora, ma Luziani interviene, dà verso Pitacco, Pitacco stoppa il pallone ma lo stoppa a favore di Patassini, Patassini che segue il pallone, Ruzier, Blocca, scusate Bonato che avanza, passa a metà campo, si libera di un avversario e poi in scivolata Grassi lo ostacola e ancora ai danni di Sossi
il pallone va in fallo laterale. Blocca con le mani verso Cecot, che questa volta neppure salta. E la partita finisce in questo preciso istante con il risultato di parità. Buona comunque la partita di entrambe le squadre. E quindi a risentirci, arrivederci alla prossima occasione.